Bene, si è votato, si è fatto il primo turno, si è votato per i ballottaggi, il centro-sinistra ha vinto dappertutto e adesso direi che è partito un treno che è difficile da fermare, fortunatamente. Un po' di tempo fa si parlava di sparigliare le carte e le carte sono state sparigliate. Mi pare che la novità più eclatante di questo turno elettorale, che ha visto coinvolti 6 milioni di italiani, quindi più del 10% del corpo elettorale in città importantissime, sia la vittoria di chi ha condiviso. La parola chiave è stata condivisione e partecipazione. Zedda, 35 anni, vince a Cagliari prima le primarie contro uno dei personaggi di maggiore spicco del Partito Democratico Isolano e poi vince contro quella che sembrava un'invincibile armata messa in piedi dal centrodestra, un numero di liste perfino maggiore di quello del centrosinistra. E vince con l'entusiasmo e con la partecipazione dal basso, come si usa dire, ancora di più De Magistris a Napoli, dove addirittura una scelta sbagliata, tutto sommato, del Partito Democratico e di Sella al primo turno gli ha consegnato una maggioranza che è stata fatta solo di Italia dei Valori e di comunisti e ha vinto con percentuali stratosferiche. Insomma, le carte sono state abbondantemente sparigliate. E a questo punto viene difficile ai potentati e alle cerchie delle segreterie, riapparigliarle secondo i loro desideri. Sarà impossibile spiegare alle persone che hanno vinto queste elezioni al di là delle segreterie di partito e al di là degli schemi e dei politicismi che la soluzione migliore era un'altra. Gandhi diceva: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. Ed è quello che è accaduto a molti dei candidati che hanno vinto queste elezioni, che avrebbe scommesso 2 lire sulla vittoria di Massimo Zedda a Cagliari o su quella di Pisapia a Milano. Si parlava addirittura, come dire, sarebbe stata una vittoria morale addirittura non far prevalere la Moratti al primo turno. E poi si è vinto in maniera cospicua. E la discesa in campo di Berlusconi ha dato la mazzata finale al centrodestra. Io credo che gli italiani, anche quelli che votano per le formazioni di destra, avessero veramente le tasche piene della ridondanza, dell'egocentrismo e delle manie di persecuzione di quest'uomo. Adesso anche questa testata titola su Alghero e dice: ultimo bastione in Sardegna del berlusconismo. E sì, è l'ultimo bastione del berlusconismo e sono già iniziati i rendimenti dei conti. Il sindaco di Alghero invoca le dimissioni di De Logu e di Nizzi, coordinatori del PDL. Evidentemente qualcuno si è accorto che quello schieramento nelle scelte, negli uomini, qualcosa ha sbagliato nel passato e nelle parole d'ordine. Io credo che questo contagio positivo, questo clima da 25 aprile che stiamo tutti respirando, possa coinvolgere presto anche la nostra città, che di 25 aprile ultimamente ne ha avuti alcuni fin troppo sofferti e direi fin troppo mortificati. Abbiamo una situazione nella quale soprattutto salta completamente uno schema del politicismo per cui la sinistra, per raggiungere risultati elettorali, deve fare la rincorsa al centro e deve andare sempre ad individuare programmi, slogan, parole d'ordine e candidati che facciano un po' il verso a quelli messi in piedi dalla premiata ditta PDL Publitalia. Si è dimostrato che non è così. E si è dimostrato che non è importante per chi guida le municipalità avere la maglietta di un certo colore. Quello che i cittadini chiedono è credibilità, capacità, serietà, programmi e soprattutto chiedono di essere protagonisti delle svolte delle campagne elettorali e non soltanto utilizzati come carne da cannone nella cabina elettorale. Personalmente, essendomi anche candidato, direi così, come portatore d'acqua o come uomo di servizio alle comunali di Cagliari, nello svolgere quella campagna elettorale ho imparato davvero tante cose, anche altre rispetto a tutte le campagne elettorali fatte fino a questo momento. Ho visto che c'è un clima diverso e c'è un clima di feedback, direbbero gli anglosassoni, cioè di ritorno immediato con le persone, attivato grazie al meccanismo delle primarie. Se qualcuno aveva il dubbio che le primarie fossero uno strumento non utile alla individuazione dei sindaci, beh, credo che si debba veramente ricredere, anche perché qualche volta si è detto non sono indicative, magari perché vota una percentuale bassa dei cittadini. A Cagliari votarono in 5.000, ma è meglio in 5.000 che in 5 intorno ad un tavolo a prendere le decisioni.
Mi sento di dire che insomma il treno che è partito possa passare anche attraverso la stazione di Alghero e credo che i nostri concittadini siano pronti ad accogliere questo vento nuovo, questo metodo rinnovato e speriamo anche un governo della città diverso. Mentre il Consiglio Comunale si affanna con pochissimo rispetto, devo dire anche del lavoro dei professionisti, ad emendare il piano urbanistico, cercando così come al solito di comporre interessi economici che magari poco riguardano la città, la città invece aspetta altre risposte. Questi sono chiusi dentro al palazzo a ridisegnare la cartografia. Noi vogliamo parlare del nucleare, dell'acqua, della legge uguale per tutti.